Il live del TG Veneto News, buongiorno a tutti e ben ritrovati. In apertura un'ampia pagina per fare il punto sul maltempo. Le forti piogge, il vento, è scattata l'allerta rossa per il rischio idrogeologico, il rischio di smottamenti, di frane. Ci sono già i primi smottamenti nel Veronese, l'allerta è poi lungo i grandi fiumi. La situazione a livello di precipitazioni più critica è nella zona della pedemontana e nella zona di Recoaro, pensate 90 millilitri d'acqua in poche ore. Le previsioni dicono che potrà cadere ancora pioggia fino a stanotte per arrivare a quota 200 millilitri. Notizia proprio di questi istanti che è stato aperto il bacino di laminazione a Montebello sul fiume Gua. La situazione nel Vicentino è la situazione più monitorata con i COC che sono stati aperti in molti municipi. Facciamo il punto in collegamento con la nostra Anna Iselle che si trova su uno dei punti critici, ovvero sul ponte sul fiume Retrone. Anna. È allerta meteo in tutto il Veneto, pioggia forte, vento e abbondanti nevicate in montagna. Scatta così l'allerta rossa in regione e in provincia per forte rischio idrogeologico. Sorvegliati speciali in città il Bacchiglione e il Retrone. In particolare, lo vedete in questo momento, il Retrone sta risalendo con una velocità importante, è arrivato in questo momento a 2,30 m di altezza. Il livello di guardia, il livello pericoloso è a 2,70 m e dunque questo livello sta per essere raggiunto. La piena è prevista tra mezzogiorno e le prime ore del pomeriggio e così si tiene monitorata la situazione in città. Monticello, Conte 8, Lastichello è già uscito dagli argini. In provincia la situazione è più grave a Recoaro, dove sono scesi oltre 90 mm di pioggia. Si pensa che durante il corso della giornata si arrivi addirittura a 200 mm di pioggia, non solo a Recoaro ma in tutta la provincia. Il livello del Bacchiglione in questo momento è sotto il livello di guardia, ma a preoccupare, come dicevamo, è soprattutto il Retrone. Il problema è per l'appunto che se arrivasse la piena prevista, come dicevamo, attorno a mezzogiorno, il Retrone non ha nessun canale di scolo. Anche con l'apertura del bacino di Caldogno l'acqua uscirebbe dunque dagli argini. La pioggia continuerà a cadere copiosa per tutta la giornata, una breve tregua nel pomeriggio, ma poi a preoccupare in serata sarà di nuovo il Bacchiglione. Qui l'apertura del bacino di Caldogno potrebbe far rientrare la situazione, ma a preoccupare resterebbe comunque il Retrone, perché se il Bacchiglione sale, di conseguenza anche il Retrone sale. Come dicevamo, non c'è nessun canale di scolo, dunque per contenere l'acqua. E dunque questo il quadro della situazione in questo momento, un quadro in continuo divenire. A Vicenza già dalle prime ore della serata di ieri è stato attivato il centro operativo comunale e le riunioni lì si stanno susseguendo in maniera importante, perché la situazione si sta aggravando di ora in ora. Lo vedete, in questo momento il Retrone continua a salire, le campagne attorno sono già allagate e dunque un quadro, come dicevamo, preoccupante. E per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Iselle, tra poco sentiremo anche il quadro della situazione non solo nel Vicentino ma in tutto il Veneto, direttamente da Giampaolo Bottacin, l'assessore regionale alla protezione civile, che in questo momento è in un vertice con i suoi uomini. Andiamo adesso in pedemontana nel Bassanese, facciamo il punto della situazione, le preoccupazioni per il pomeriggio, per questa notte, e allora andiamo a Bassano da Matteo Spinazzè.
Sì, buongiorno. Siamo qui sul ponte degli Alpini. La situazione del Brenta per ora è sotto controllo. C'è da dire che da questa notte sta piovendo in modo copioso. È una pioggia che riguarda prevalentemente la montagna e questa situazione va ad ingrossare quelli che sono i torrenti minori e i canali minori delle varie, dei vari paesi. A Marostica, ad esempio, hanno aperto il COC per monitorare la situazione delle frane, per tenere sotto controllo la situazione dei canali minori. Intanto in montagna continua a nevicare, sul Grappa e in altopiano la neve è scesa intorno ai 1400 metri, ad Asiago e a Gaglio in questo momento sta piovendo, neve che poi lungo la giornata, nel resto della giornata, salirà il livello della quota della neve intorno ai 1500 metri. Invece nelle zone a nord, nelle zone che sono più riparate rispetto al vento che arriva da il Scirocco, il vento dello Scirocco, ecco, quelle zone lì la neve è intorno ai 1200 metri. E, nelle Dolomiti il limite della neve è sui 1200-1400 e rimarrà così per tutta la giornata. Siamo qui con l'esperto di meteorologia Filippo Mengotti, il quale ci parlerà appunto della questione della pioggia e dell'intensità puntuale della pioggia. Che cosa significa questo? Ma significa che siamo di fronte a un peggioramento, l'ennesimo, di questo inverno così balordo, un peggioramento più dalle caratteristiche autunnali piuttosto che invernali. La pioggia sta cadendo copiosa, sta provocando un innalzamento dei fiumi. In alcuni casi le portate già sono già sostenute, vedi il Bacchiglione a Vicenza. Qui per ora il Brenta, dove ci troviamo, è ancora tutto sotto controllo, anche se è previsto in crescita per le prossime ore. Ci salviranno appunto probabilmente le intensità della pioggia, che non sarà così elevata tale da innescare repentini aumenti delle portate dei fiumi. La pioggia si manterrà a livello moderato o al più forte, e quindi questo permetterà alla pioggia di essere smaltita graduatamente da parte dei nostri fiumi. Lei diceva che le casse di espansione avranno comunque il loro da fare. Sì, io lo dico ad ogni intervento che faccio in occasione di forti episodi di maltempo. È stato lavorato bene sul nostro territorio, specialmente dopo l'alluvione del 2010, sono state create diverse casse di espansione. Mi viene da pensare soprattutto alla pedemontana trevigiana, lungo il Muson, lungo la Venale, lungo i piccoli rii che scendono dalle colline del Misquilese e per ultimo il bacino di laminazione di Caldogno, per cui non ci saranno problemi per la città di Vicenza, quindi posso tranquillamente consigliare a tutti i vicentini di dormire sonni tranquilli, non solo perché il peggioramento è forte, sì, ma non così forte, abbiamo visto molto di peggio in passato, ma anche per i prossimi episodi di forte maltempo il bacino di laminazione di Caldogno insomma farà il suo dovere e Vicenza dormirà sani tranquilli. Ecco, lei ci ha detto intorno, questa volta la situazione è più sotto controllo perché anche nevica intorno ai 1500 e quindi la neve non scende a valle, non c'è acqua che scende a valle da quelle quote in poi, e quindi la situazione potrebbe non peggiorare. Sì, in autunno la quota neve di solito è molto più alta in occasione di peggioramenti di natura sciroccale come questo. Tanto è vero che spesso e volentieri piove a tutte le quote sulle nostre prealpi, anche sopra i 2500 in alcuni casi. Con questo peggioramento, che ancora ribadisco essere più autunnale che invernale, in realtà la quota neve si stabilizza verso i 1500, si stabilizzerà intorno ai 1500-1800 metri sulle nostre prealpi. Insomma, vuol dire che il deflusso di acqua sarà ridotto perché sopra queste quote cadrà la neve. Sulle Dolomiti invece, sulle nostre Alpi, la quota neve, come ha detto lei, sarà leggermente più bassa, proprio perché risentono in maniera minore del flusso sciroccale che arriva appunto da sud-est. Allora ringraziamo ancora Filippo Mengotti da Bassano, per il momento è tutto, linea che può tornare allo studio.
E grazie a Matteo Spinazzai, grazie anche al nostro esperto che ha in qualche modo rasserenato i vicentini. A proposito di bacini, vi ricordo ancora la notizia che vi ho dato in apertura, e cioè il bacino di Montebello, il bacino di laminazione, quello che governa in qualche modo le acque del fiume Gua, è stato proprio in questi minuti aperto per permettere il deflusso dell'acqua dal Gua. E adesso invece facciamo il punto generale non solo su Vicenza ma un po' in tutta la regione e sentiamo le parole di Giampaolo Botacin, assessore regionale alla protezione civile, che è insomma in un vertice perenne da ieri sera, lo sarà anche nelle prossime ore. Il punto della situazione. Okay. La perturbazione prevista sta interessando dalla serata di ieri il territorio del Veneto. Avevamo previsto delle precipitazioni importanti soprattutto nella zona pedemontana e prealpina, oltre 200 mm di picco previsti tra oggi e domani. Nella zona di Recoaro abbiamo già superato nelle prime ore appunto della mattinata di oggi i 90 mm di pioggia, quindi precipitazioni piuttosto importanti. Monitoraggio particolare di tutti i corsi d'acqua, ma in modo particolare del Bacchiglione, dell'Agno, del Gua e del Retrone, e è già stato parzialmente aperto il bacino di laminazione di Montebello e sta per sfiorare il bacino di laminazione di Colombaretta. Ovviamente il monitoraggio continua, continuerà a piovere anche nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, sia pur in attenuazione. Quindi monitoraggio continua, massima attenzione soprattutto nella zona montana e pedemontana. Montana perché la temperatura si alzerà e quindi le precipitazioni nevose si alzeranno di quota, e quindi ci sarà della neve che si scioglierà, quindi rischio valanghe che si aggiunge a rischio dissesti e eventuali situazioni localizzate di allagamenti. E i principali corsi d'acqua hanno già superato il primo livello di soglia e in alcuni casi anche il secondo. E queste dunque le parole di Botacin. Andiamo adesso in rassegna stampa, i quotidiani nazionali. Si parla ovviamente di politica e del post voto, con il clamoroso risultato, la vittoria del centrosinistra, il candidato del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico alle regionali in Sardegna. Iniziamo con il Corriere della Sera. Todde, appunto, la candidata del Movimento 5 Stelle del PD Avanti, sfida sul fil di lana. In realtà poi attorno all'una e mezza, alle due, c'è stata la conferma della vittoria per pochi voti di Alessandra Todde, 45,4% contro Paolo Truzzo, candidato del centrodestra, che si è fermato al 45%, insomma un migliaio, 2000 voti di differenza. La candidata del centrosinistra supera Truzzo nelle città, il peso del voto disgiunto. E poi Pifferi era lucida quando la figlia morì di stenti, la perizia capace di intendere. Poi il generale Vannacci, le accuse per il libro, una nuova inchiesta contro Vannacci, odio razziale, strage del Mottarone, il risarcimento per il bimbo, l'unico sopravvissuto, più di 3 milioni al piccolo Eitan, perso i genitori sulla funivia, il tragico incidente del 23 maggio del 2021. Il Fatto Quotidiano, Meloni primo altolà, conteggi scandalosi perché ci è voluto di fatto quasi un giorno per tutti per la termine dello spoglio. Nella notte la 5 Stelle avanti, aria nuova in Sardegna, Todde azzoppa le destre. Spoglio non definitivo, la candidata PD Movimento 5 Stelle prima su Truzzo, Lega e terzo Polo KO, Fratelli d'Italia accusa Salvini. Dal Fatto Quotidiano al Giornale, autogol centro-destra, sconfitta di misura in Sardegna, Meloni e Salvini distanti, ma i leader giurano non cambia nulla, e staremo a vedere insomma se le cose cambieranno. Repubblica, la Sardegna punisce Meloni, uno spoglio infinito. E poi Elly Schlein, che crede nel campo largo, cambia il vento, l'alternativa c'è, e qui vedete le percentuali con un distacco dello 0,4%, Todde 45,4, Truzzo 45 netto. Chiudiamo con la prima pagina della Stampa, anzi ne abbiamo altri due quotidiani. Sardegna, schiaffo al governo, PD 5 Stelle, la lezione agli alleati riluttanti, e poi
scenari centrodestra, così finisce il mito di Giorgia, l'invincibile. Poi i diritti, piante dosi, la polizia, due pesi e due misure. Tema lavoro, sicurezza nei cantieri, c'è adesso la patente a punti. E poi ritorno in Rai di Giletti, la verità di Giletti. Chiudiamo con Libero, allarme regioni, sveglia al centrodestra. Il premier Meloni corre ai ripari, subito vertice con Salvini e Tajani. E poi vedete anche il governo Meloni tradisce il Sud, De Luca fa pagare a noi i suoi spot anti-Meloni, ancora manifesti contro con i soldi della regione e questa polemica che investe il governatore della Campania De Luca. Adesso siamo alla cronaca, andiamo a Dueville dove la comunità è scossa per quanto accaduto domenica mattina in via 2 giugno. Un 23enne è accusato di aver accoltellato il fratello della sua fidanzata. Per far chiarezza su quanto accaduto, il presunto responsabile verrà a breve interrogato dal giudice. Sentiamo. È fuori pericolo il 22enne di Dueville, colpito da tre fendenti durante una lite in famiglia. Il presunto responsabile, ovvero il fidanzato della sorella del ferito, verrà interrogato il 27 febbraio dal giudice. Potrebbe essere accusato di tentato omicidio o di lesioni gravi o gravissime. Sono infatti ancora molti i punti da chiarire sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne, che aveva raggiunto a casa la sua fidanzata, avrebbe iniziato ad inveire e ad agitare in aria un coltello. A quel punto il fratello della giovane sarebbe intervenuto, forse a difesa di sua sorella, e sarebbe stato colpito tre volte con la lama. La notizia ha presto fatto il giro del paese. Molte persone si dicono scosse, mai si sarebbero immaginate una tale violenza. Non avrei neanche mai pensato, perché si pensa sempre che sia sugli altri paesi, su città grandi, e invece dopo te capita che te vieni anche sui nostri paesetti, no. Siamo a Dueville, io ci sono, vivo da 4 anni, ritornato dopo 20 anni, non è più il paese tranquillo di un tempo. I due fratelli e la loro madre sono molto conosciuti a Dueville, una famiglia che in passato ha già dovuto affrontare delle difficoltà. Sono rimasta un po' sconvolta perché comunque sono persone che conosco molto bene perché andavo a scuola insieme, quindi un po' veramente mi dispiace tantissimo. Cosa si sente di consigliare a sua figlia? Di stare molto attenta a chi frequenta, molto. Invece continuiamo e parliamo invece di quello che accadrà a partire dal 1° di aprile con l'arrivo dell'esercito a Vicenza. Se ne è discusso anche questa mattina in un vertice sulla sicurezza. Allora facciamo il punto in collegamento con Tommaso Quaggio. Buongiorno dalla prefettura di Vicenza. C'è una data per l'arrivo dei militari in città. Lo ha comunicato il prefetto questa mattina al termine di un comitato ordine e sicurezza. Il 1° aprile arriveranno a Vicenza 18 militari che saranno impiegati per il pattugliamento delle aree sensibili. Ma c'è una novità che è stata spiegata questa mattina al tavolo a cui erano riunite le forze dell'ordine, il sindaco Giacomo Possamai, ma anche il presidente di Confcommercio Vicenza. I militari pattuglieranno i luoghi non solo sensibili della città, li abbiamo visti impiegati a Campo Marz, ma potranno anche essere utilizzati nei quartieri o nelle zone dove si verificano degli episodi di criminalità specifica, come è accaduto per esempio nelle settimane scorse con quartieri, in particolare il centro storico, colpito da alcuni episodi di cronaca tra spaccate e aggressione. Saranno 18 i militari che arriveranno in città. La decisione è arrivata lo scorso 22 febbraio ed è stata presa dal ministro dell'Interno. Nel frattempo si è un po' fatto il punto dei super controlli che sono stati impiegati in città in queste settimane, anche con l'utilizzo di un elicottero. E i dati, ha spiegato il prefetto, sono in calo soprattutto per quanto riguarda le rapine e i reati predatori. C'è però da lavorare su quello che è il fenomeno delle spaccate che hanno come obiettivo i negozi della città. E proprio per questo al tavolo c'era anche il presidente di Confcommercio Nicola Piccolo, che recentemente ha siglato un protocollo per dare la possibilità ai commercianti di implementare i sistemi di sicurezza. Per ora è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie a Tommaso Quasio. A proposito di Confcommercio, vediamo le iniziative messe in campo dal mondo del commercio contro le spaccate ai negozi. Sono state tante da inizio anno in centro storico a Vicenza e adesso c'è anche un fondo per risarcire i commercianti. Sentiamo. Il clima è, diciamo, suddiviso tra un po' di preoccupazione e anche un po' di rabbia per quello che è successo, ma da qui partiamo con delle risposte concrete per andare avanti. Il centro storico cerca di voltare pagina ai furti, ai vetri in frantumi, alle rapine, alla paura. Confcommercio contrappone ora le prime azioni concrete, in primis un bando camerale per incentivare l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e antirapina nei negozi e nei pubblici esercizi. Un'agevolazione che arriverà a coprire oltre la metà delle spese sostenute da ogni negoziante. Più occhi elettronici dunque per garantire più sicurezza. È una partecipazione attiva a quello che è un sistema di sicurezza che sarà sicuramente un deterrente, però la cosa più importante, guardate, è anche il collegamento con le forze dell'ordine o comunque sia gli istituti di vigilanza, con il sistema antirapina, in modo da comunicare just in time quello che succede all'interno dell'attività commerciale. Per i commercianti vittime di spaccate, poi, sarà istituito anche un fondo franchigia comunale, ovvero un parziale rimborso dei danni subiti a seguito di fatti criminosi o atti vandalici. Quindi un aiuto tangibile, sarà un fondo diciamo, che avrà un'eccezionalità particolare, limitata probabilmente a questo periodo, ma è una grande soddisfazione. E ancora, uno sportello sicurezza per supportare le attività, il potenziamento dell'illuminazione più eventi nel centro storico e nei quartieri, oltre a un numero WhatsApp dedicato, un vero e proprio canale preferenziale per segnalare tempestivamente situazioni di degrado e pericolo. Le persone possono mandare diciamo, delle informazioni, sarà sempre attivo, noi naturalmente le vaglieremo e le invieremo agli organi preposti. E presto potrebbe arrivare un nucleo di 20-30 agenti di polizia a Vicenza con un ruolo particolare, vigilare per quanto riguarda la sicurezza sui cantieri delle opere dell'alta velocità. Sentiamo. Un'unità di missione per vigilare in modo specifico sui lavori della TAV si potrebbe ottenere se i parlamentari vicentini lavoreranno in questo senso. La proposta, sposata dal sindaco Giacomo Possamai, è stata lanciata ieri sera dal deputato di Fratelli d'Italia Silvio Giovine, che con altri colleghi parlamentari ha partecipato alla riunione della prima commissione consiliare. Il tema di mettere in sicurezza i lavori e i cantieri che terranno la TAV, un'opportunità, lo sappiamo, per il nostro territorio, ma che non potrà essere bloccato da facinorosi o centri sociali o comunque delinquenti che penseranno di sfruttare questa opportunità per tramutarla in visibilità per loro. Quella unità di missione potrebbe portare a Vicenza un gruppo di 20-30 agenti di polizia con il compito specifico di vigilare sui cantieri in arrivo, sgravando così le forze dell'ordine sul territorio. Bene, ma non basta e per questo servono altri interventi. I parlamentari si sono presi l'incarico di portare le istanze della città, ma non solo della città, anche di tutto il territorio della nostra provincia a Roma, perché abbiamo bisogno di un intervento sulla questura, è importante che la questura abbia l'organico di cui necessita. Nel corso dei lavori della Commissione è stato preso in esame lo stato complessivo della sicurezza in città, come l'allarme attuale sia legato anche a condizioni di marginalità e dipendenza da alcol e droghe. Tutti d'accordo sulla necessità di far fare un salto di qualità alla questura di Vicenza. Guardando anche al tema dell'alta velocità e ad altre questioni che richiederanno sicuramente un sostegno e uno sforzo maggiore anche di personale di organico specializzato. E andiamo adesso in rassegna stampa, la prima pagina dei quotidiani, le prime pagine dei quotidiani locali. Iniziamo da Verona con l'Arena di Verona, ancora la criminalità, ancora baby gang in apertura, un'aggressione alle golosine, in Borgo Milano lama la gola ad un'anziana, ragazzino rapinato con un coltello, fermato una banda di 3-14 anni. E poi la cambia l'ULS 9, Benini nuova DG, i miei progetti, e l'ex DG invece Pietro Girardi,
tornerà nel suo Polesine. Report, caso Tosi, lo sfogo di Ranucci, poi l'incubo in casa, violenze e minacce per un anno. Hellas Club anche a New York, la scala sulla Statua della Libertà. Il campione paralimpico di nuoto, Raimondi, diventa papà la medaglia più bella. E poi rally in Marocco, Panda Ride, due donne nel deserto. Questo per quanto riguarda l'Arena di Verona. Andiamo al Corriere del Veneto, l'edizione di Venezia e Mestre. Tutti confermati i DG della Sanità. In quattro cambiano sede, Mazzaia sceglie la continuità, piena fiducia per altri due anni. Insomma, erano terminati i primi tre anni, adesso ci sarà il secondo biennio. Appropriazione indebita, Criserà indagato. Per questi presunti ammanchi, lui è il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Casia, Cortina e Venezia, con i guadagni da escort a finire nei guai. Maxi sequestro da 3,4 milioni di euro di beni, conti correnti, case, terreni e quant'altro per una 51enne escort di lusso, ma nei guai sono finiti anche alcuni suoi parenti e alcuni facoltosi clienti. Coach Furlan, vi racconto Jasmine come l'ho aiutata a vincere, poi devi pagare, lui accoltella il barista, una follia che è accaduta a Mestre ieri in serata. Adesso invece andiamo oltre, andiamo al Corriere delle Alpi, dal Ben, a proposito di direttori generali, anche per lui c'è una proroga perché è direttore generale dell'azienda ospedaliera integrata di Padova e anche del ULS 1 Belluno Dolomiti, e lo sarà almeno fino a maggio. Conferma fino a maggio, ma con una prospettiva anche sul 2026. Seguo personalmente il Codivilla. Nuovo albergo nell'area di Pezzlè. Etica Club avrà 70 camere, poi scuola Zardini alla provincia, maggiori spazi per le superiori. Qui vedete poi i camionisti bloccati per ore al Brennero, una follia. Confindustria, Bonomi, valichi e crisi di Suez possono pesare sulla crescita. Dal Corriere delle Alpi andiamo poi al Corriere di Verona, tutti confermati i DG della Sanità, la veglia per Navalny dopo la piazza degli ucraini ci riguarda, e nonostante la pioggia sono ritrovati ieri sotto i portici, appunto in piazza Bra. Il mago della cripto lascia il carcere, mai truffato. E poi Gardaland per VIP, 2.700 euro, il pacchetto vale per gruppi da 2 a 10 persone ed ha diritto a trattamenti speciali. Succede insomma anche questo. Torniamo adesso ai temi vicentini, con una brutta cartolina che arriva da Corso Palladio a Vicenza, dove fuori dai negozi vengono gettati alcuni sacchi dell'immondizia. I commercianti all'orario di chiusura li lasciano fuori dalle vetrine, ma il servizio, dice il comune, dovrebbe avvenire in maniera più civile. Sentiamo. Non è piacevole, non è piacevole. Ti potrebbe trovare una soluzione diversa, magari non cassonetti, ma qualcos'altro per nascondere l'immondizia. Sabato sera, Corso Palladio, l'occhio cade su una lunga scia di sacchi dell'immondizia gettati fuori dai negozi in attesa del loro ritiro e smaltimento. Però, nel frattempo, centinaia di persone, tra cui molti turisti, passeggiano lungo il corso principale e non riescono a fare a meno di notare la spazzatura davanti alle vetrine. Una brutta cartolina, così è stata definita da qualcuno. Almeno al sabato direi di no. Poi durante la settimana passano a quest'ora a ritirarli comunque. Queste sono le direttive che ci dà il comune, anch'io sono commerciante qua del centro, per cui ci dicono di lasciarli lì e bisognerebbe forse metterli che fossero più veloci loro a raccoglierli, o ci vorrebbe un po' di coordinazione. In realtà il comune fa sapere che il servizio di raccolta avviene porta a porta. Il commerciante deve semplicemente chiamare AIM al numero verde, si mette d'accordo per il ritiro, l'operatore si presenta sulla porta, loro escono col sacco e il servizio è fatto. Molti commercianti sembrano non essere a conoscenza di questo servizio e delle multe a cui si può andare incontro. 3 giorni fa sono entrata in un negozio perché ho visto la signora che metteva fuori il sacchetto dalla porta, e alla mia domanda dicendole ma perché lo mette fuori adesso, non ha chiamato AIM, mi ha detto ma io non sapevo che si facesse così. È fuori pericolo il 22enne di Dueville, colpito da 3 fendenti durante una lite.
Adesso invece la sanità con i nuovi direttori generali nominati da Zaia, conferme per tutti, per quattro di loro e anche per quanto riguarda l'ULS di Vicenza c'è un cambiamento di azienda. Il servizio. L'autoressa Simionato va a Vicenza, quindi c'è un cambio, un passaggio di testimone con la dottoressa Bonavita. Il dottor Bramezza che rimane a Bassano, alla 7 Pedemontana. Giro di valzer dei direttori generali delle ULS Venete tra cambi e conferme. Patrizia Simionato passa dall'ULS 5 Polesana alla guida dell'ULS 8 Berica. Prende il posto di Maria Giuseppina Bonavina che da Vicenza torna all'Istituto Oncologico Veneto di cui è stata direttore sanitario. Confermato invece per altri due anni Carlo Bramezza all'ULS 7 Pedemontana e il vicentino Paolo Fortuna alla 6 Euganea. Quattro cambi in totale in regione, ma la squadra rimane sempre la stessa. Il mio Magic Team, dice Zaia, ora con due grandi sfide da affrontare, la carenza di camici bianchi in corsia e le liste d'attesa. Come prima sfida sulla quale stiamo ancora molto lavorando e spero si arrivi al giro di boa entro inizio estate è quella delle liste d'attesa. Si consideri che è un problema, direi, nazionale quantomeno, un problema dato dalla mancanza di medici, ma insomma cerchiamo di venirne fuori. All'ULS 8 Patrizia Simionato, vicentina laureata in scienze politiche, già direttore generale dell'ULS 5 Polesana di azienda zero e per 18 anni ha ricoperto cariche nelle aziende sanitarie vicentine. Chiari i primi obiettivi. Tutto l'aspetto della rivisitazione dell'assistenza territoriale, tutto l'aspetto relativo ovviamente alle strutture ospedaliere, al nuovo ospedale di Montecchio anche maggiore e proseguire anche però nella ricerca di personale soprattutto medico che come sapete scarseggia sul mercato. Bramezza all'ULS 7 traccia ora le prossime sfide. La prossima sfida è quella di consolidare, soprattutto nel territorio montano, la presenza sempre fissa di medici, infermieri e continuare l'attrazione che stiamo facendo anche nei confronti del Trentino Alto Adige. Una donna di Fara Vicentino è disponibile a cedere il suo appuntamento in questura al professionista che non trova posto e che deve recarsi negli Stati Uniti per trovare la sorella malata. La storia del professionista di Ardignano, Giuseppe Paxia, che da mesi non riesce a trovare posto per fare un passaporto per raggiungere negli Stati Uniti la sorella Irene ammalata, ha fatto il giro d'Italia e scatta ora anche la solidarietà. Una telespettatrice quarantenne di Fara Vicentino che ha voluto rimanere anonima dopo aver ascoltato la vicenda ha scritto a TVA e si è resa disponibile a cedere il suo posto prenotato per marzo. Non ho urgenza, ha raccontato, ho atteso per diversi mesi questo appuntamento, ma c'è chi ha più bisogno, se possibile lo cedo volentieri. Una gentilezza che ha colpito il professionista che ha ringraziato dicendosi anche stupito. Nel frattempo la questura di Vicenza ha preso contatto con l'uomo e si stanno verificando le procedure per accelerare la richiesta. Volevo innanzitutto ringraziare tutti e tutte per la solidarietà che ho ricevuto, per numerosi messaggi e per l'offerta addirittura di mettere a disposizione un appuntamento già preso da parte di qualcuno. Vi avviso che sono stato contattato da entrambe le questure, sia di Vicenza che di Padova, e quindi sono riuscito ad avere l'appuntamento. Grazie ancora. Adesso andiamo in diretta in Comune Vicenza, parliamo di maltempo perché c'è il COC, il centro di coordinamento per i soccorsi per affrontare l'emergenza. Vedete il sindaco Possamai tra l'assessore Tosetto e il comandante della polizia locale. Allora andiamo in diretta per capire insomma, gli ultimi aggiornamenti. Sia in strada Pelosa che in zona 7K che Bertesina. Tant'è vero che nell'arco della mattinata, man mano che appunto la situazione si complicava, abbiamo deciso di chiudere la strada Bertesina da via della scuola a via Aldo Moro e abbiamo anche adesso deciso di chiudere la strada 7K. Stiamo monitorando strada Nicolosi proprio per le stesse identiche problematicità. Sappiamo che il fiume che ci sta più preoccupando e che è quello che sarà oggetto prevalente di questa emergenza sarà il Retrone, non sarà il Bacchiglione.
quindi noi ovviamente stiamo seguendo in modo molto attento quello che è previsto nel nostro piano delle emergenze, però se vi ricordate quel piano delle emergenze dà come valore tutto quelli del Bacchiglione. Quindi alcune azioni le abbiamo anticipate, nonostante appunto non avessero raggiunto le altezze necessarie, perché il retrone quindi interessa particolarmente la zona Ferrovieri e Sant'Agostino. Abbiamo quindi già dalle prime ore di questa mattina messo i sacchi di sabbia in Viale Fusinato, sono stati messi anche in Contrada Santi Apostoli. Abbiamo voluto aggiungere dei sacchi in piazza Matteotti, proprio perché abbiamo visto come il retrone in Ponte delle Barche è già abbastanza alto. Sono tutti interventi precauzionali ovviamente, però in caso di necessità volevamo essere già operativi. Abbiamo già installato, nonostante appunto il Bacchiglione a Ponte degli Angeli sia alto, ma non aveva già raggiunto la quota prevista dal piano, abbiamo già messo le paratie in Ponte degli Angeli e abbiamo già anticipato la chiusura del panconi di via Giuliolo. Sentita la dirigente. Una cosa. Parlo ovviamente alle TV e parlo ai giornali. È importante per cortesia che i giornali, ovviamente mi riferisco all'online, e le TV, andando in onda il prima possibile, diate il messaggio nei quartieri attraversati dal retrone di spostare auto e beni da scantinati luoghi bassi, quindi vuol dire Sant'Agostino, Ferrovieri meno e soprattutto Viale Fusinato, zona del muro. Questa roba da fare per favore velocemente. Dateci una mano, perché la piena è prevista fra un'ora, un'ora e mezza, due ore, quindi non è che ci abbiamo 12 giorni. Noi stiamo facendo girare i megafoni già da un po', giusto? Già da due ore. 10 e mezza, 11 di questa mattina. Chi è a casa probabilmente lo sa, ma magari c'è anche gente che è a lavorare e ha lasciato la macchina a casa. Se la legge o lo vede da voi è molto utile. Scusate l'interruzione. Ecco, quindi ha già anticipato il sindaco che abbiamo già quattro pattuglie della polizia locale con i megafoni lungo Viale Fusinato fino a Via Maganza, e per poi ripartire dalla rotatoria di via Baracca fino a Sant'Agostino, proprio perché è la zona che particolarmente ci preoccupa di più, tenuto conto che stiamo a vedere nelle prossime ore se cosa accade. Il retrone potrebbe avere delle forti complicazioni se supera i 2,70 m, in questo momento vediamo quanto è. Sarà interessato, quindi se supera i 2,70 m, sarà interessato il parco retrone. Quindi abbiamo già chiuso tutti i parchi della città, comprese non solo i parchi di quartiere, ma anche compresi tutti i parchi, anche quelli non ludici. Quindi Parco Querini è già chiuso e stiamo chiudendo gli accessi principali attraverso transenne fornite da MCPS del Parco Retrone. Quindi la zona viene interdetta proprio perché nel momento in cui dovesse esondare il retrone, il primo punto dove è naturale che vada è il Parco Retrone. In questo momento è 2,69 m, quindi siamo già vicinissimi al limite. Abbiamo sentito la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 1, che ha una scuola primaria, l'Arnaldi, dov'è Maroni? L'Arnaldi, che è la primaria, e la scuola materna comunale che di Sant'Agostino, che si chiama Molino, e che sono state chiuse proprio perché cominciava ad aumentare il livello dell'acqua, i giardini scolastici erano già allagati, quindi per precauzione abbiamo chiamato i genitori della scuola materna e stanno andando a prendersi i bimbi, anzi oramai credo, spero che siano già andati a prenderseli, attraverso la collaborazione della polizia locale, e la dirigente scolastica ha comunicato che in quella scuola elementare
le lezioni terminano alle ore 13, quindi non faranno il pomeriggio. Sentita anche la prefettura prima, perché abbiamo avuto un collegamento anche con la prefettura, terremo monitorata la situazione ovviamente meteo. Per le scuole in questo momento non prendiamo nessuna decisione, abbiamo localizzato solo la chiusura per le due scuole che sono interessate, vedremo nell'arco della giornata e stasera come e se si complicherà la situazione per valutare eventuali possibili chiusure domani. Avete sentito il sindaco e l'assessore Tosetto, le prime scuole chiuse, per quanto riguarda il resto una decisione che non è ancora stata presa, c'è grossa apprensione soprattutto per quanto riguarda il Retrone, la piena è attesa tra un'ora e mezza, in questo momento strade chiuse, ma soprattutto l'appello fatto direttamente dal sindaco per i residenti della zona dei ferrovieri di Sant'Agostino e di Viale Fusinato di spostare tutto quello di prezioso, le automobili, ma non solo, che ci sono nei giardini e negli scantinati, perché il livello di guardia del Retrone è a 2,70, in questo momento siamo a quota 269 centimetri, quindi situazione è davvero molto critica, staremo a vedere che cosa accadrà e naturalmente lo seguiremo in diretta tra pochi istanti, la prima edizione del TG Veneto News e poi 13.05 TV a Notizie in diretta, la prima edizione. Allora restate con noi, a tra poco.